si conclude così la prima parte di questa serata. Rimaniamo però nel territorio della poesia, in quanto abbiamo adesso il momento della premiazione del nostro concorso letterario, il certamen letterario dedicato al nostro concittadino Nicola Zeccarelli. Solo due parole per indicare il senso di questo concorso, che ha lo scopo di promuovere negli studenti la conoscenza delle forme della comunicazione letteraria, in altre parole provare a stimolare in loro non solo lo studio della letteratura di un libro di testo, ma provare a cimentarsi appunto direttamente con la creazione. Naturalmente la poesia è una forma di espressione anche della propria identità e quindi anche di scoperta di sé, che tra i compiti che la scuola, un insegnante dovrebbe avere, e poi anche a livello di sistema, per così dire, promuovere delle forme di collaborazione tra la scuola, che non deve mai essere una monade isolata, tra la scuola e il territorio, con l'università appunto, e naturalmente con l'associazionismo, e quindi questo convegno è una dimostrazione che forse qualcosina di positivo da questo punto di vista riusciamo a fare. Il concorso si articola in due sezioni, una sezione A riservata ai nostri studenti ed è di poesia, una sezione B di narrativa per gli studenti di scuola media, nell'idea di costruire, per così dire, una sorta di curriculum verticale, di sinergia verticale per diversi ordini di scuola. Io adesso, per motivi organizzativi, devo alzarmi, mi scuso con i relatori, e partirei dalla sezione B del concorso, la narrativa. Devo essere sincero, non sono stati molti i testi pervenuti quest'anno, però devo dire che sono stati di una qualità altissima. Confrontandoci insomma con i colleghi, abbiamo avuto parole di apprezzamento un po' per tutti i racconti che ci sono pervenuti, ed è stato difficile scegliere. Tuttavia un vincitore doveva pure esserci, ed è con piacere, non so se sia presente, è presente, quindi invito Salvatore Bucci della scuola media Aldo Moro. Chiederei la gentilezza a qualcuno di portarmi gli attestati per poterli dare agli interessati. Invitiamo sicuramente anche la preside, che non riesco, ecco, era talmente vicina che non riuscivo a vedere. Devono darla, però molto breve, se no loro poi pensano che faccia una differenza. Allora, a parte i ringraziamenti a tutti, non mi ripeto, però volevo ringraziare la collega Bolucci, che ci regala sempre questi momenti di altissimo valore e soprattutto di grande riflessione culturale. Poi ovviamente Salvatore, che è bravissimo, ci porta in questo momento e soprattutto a prendere un premio così importante. E l'ultima cosa, credo che sia importante perché dà valore aggiunto a questo momento, è il lavoro che la professoressa Grillo, che ogni preside vorrebbe clonare, duplicare, triplicare nella propria scuola, è il lavoro che lei fa ogni giorno. Questo racconto, persino in un inferno come quello, è la prestazione autentica di un'unità di lavoro che la professoressa fa in classe, quindi non c'è nulla di extra. Questo è estemporaneo, questo è un valore aggiunto perché vuol dire
che, come diceva Mario Bloch, a prendere ciò che si vive. Grazie. Naturalmente per motivi di tempo non è possibile leggere per intero, leggere questo racconto. Il titolo è Persino in un inferno come quello, è un racconto ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e potremmo dire che è la storia di un incontro molto, molto bello e molto particolare. Leggo la conclusione perché è molto bella e dà il senso di tutto il racconto. Devo dire che questo incontro avviene nel contesto di una deportazione e il protagonista alla fine conclude dicendo: comprendo che persino in un inferno come quello a cui ero destinato Dio c'era, e Dio lo so perché ha preso il mio dolore e lo ha trasformato in un immenso amore. Io ti consegno questo attestato di partecipazione e il premio, che consiste in un buono libri di 200 euro. Ancora complimenti e bravo. Per quanto riguarda la sezione A, invece c'è un po' così di suspense, perché abbiamo 5 finalisti che invito ad avvicinarsi qui, li nomino in rigoroso ordine alfabetico, e sono Michele Biancardi della prima C, Adriano Piattinelli della prima B, Evelina Anna Granata, ho sbagliato a dire le classi, quindi mi limito ai nomi, quindi Michele Biancardi, Adriano Campinelli, Evelina Anna Granata, che credo che sia del liceo artistico se non vado errato, non so se è presente, Monica Guglielmi e Ada Tocci. Ho detto bene? Ho detto giusto? Ada Tocci. Come siamo arrivati a questi 5 finalisti? Intanto una commissione interna dei docenti del classico ha selezionato queste 5 poesie, che poi sono state fatte leggere da una commissione esterna, così composta. Anche in questo caso i nomi che pronuncerò sono in rigoroso ordine alfabetico e non di importanza, tutti importanti allo stesso modo. Innanzitutto la professoressa Cozzoli, già docente di italiano e latino di ABC e segretaria dell'Interlinguil con cui abbiamo organizzato questa serata, Titti De Simenis, una scrittrice e blogger, il dirigente scolastico Rocco Fazio di Gioia del Colle, il professor Trifone Gargano, docente universitario dell'Università di Foggia, signora Maria Santomartino, la presidentessa dell'Interwin, e il professor Sebastiano Valerio, docente di letteratura italiana, sempre presso l'Università di Foggia. Prima di procedere alla premiazione, anche un po' per tenere viva l'emozione dei nostri ragazzi, faremo leggere dai nostri studenti le poesie candidate al premio per poi proclamare il vincitore. Forse me ne rivedo una alla volta per non creare troppa. Quindi invito Rosaria Lisi della prima C che leggerà Un pomeriggio di Michele Biancardi. A non far nulla iniziai a pensare, lì, sdraiato nel vuoto, pian piano a ricordare. Mi ricordo di una strada, terra battuta e frastagliata. Mi ricordo di quei fiori, gialli, rossi e altri colori. Di quel calore improvviso, di una carezza sul mio viso, sotto la luce gialla del sole, perfetto contrasto col campo di viole. Ricordo l'odore di qualche anno fa, quelli normali, lì trovi in città. Odor di abbracci fra bambini, di lavanda e quei sorrisi.
Ricordo i rumori di periferia, piatti lavati, grida e così via. Ricordo il ritmo del suo profondo respiro e al suo udire la testa in giro. Ricordo di questo pomeriggio, mentre adesso tutto mi par grigio. Così mi alzo, sul prato verde mi trovo scalzo. Mi guardo attorno, con lo sguardo perso. Cerco la luce, lo faccio al più presto. Strappo la differenza, ridando la mia anima la sua trasparenza. Trasparenza di un bambino, cuore grande, corpo piccino. Vivo di questo, di un pomeriggio, e pian piano svanisce quel grigio. Invece Sergio Rendine della prima B leggerà Nevermore di Adriano Campinelli. Né più mai il mio labbro assaporerà la dolcezza del tuo, né più mai il mio cuore esulterà alla visione del tuo tenero viso, e sempre tacite e amare lacrime bagneranno le gote e il guanciale di Kitama. Giulia Moroso leggerà L'inganno di Evelina Anna Granata. Nelle tasche cercavo i miei sogni, pensavo fossero lì, ma li avevo smarriti. Volgendomi allora lungo la via, come scaglie di vetro li ho veduti brillare. Avrei voluto fermarmi, avrei voluto tornare. Col suo fiato di gelido vento il tempo mi diceva di andare, che non era più tempo di fermarmi a sognare. Senza più sogni ora, col tempo che spinge, continuo il mio viaggio col freddo nel cuore, maledicendo ad ogni passo l'inganno feroce di chi mi diede il vestito con le tasche bucate e me, che senza cervello, fidandomi troppo, lo avevo indossato. Ora un po' più su, di Monica Guglielmi, legge Domenico Mavelia. Su uno sfondo bianco ti immagino, mentre dolce e delicato mi stai parlando, e le tue parole, come al suono di mille violini, ruvide, mi accarezzano il viso. Dove sei? Nei sogni che ogni notte vivo, che mi bloccano il respiro, oltre quella linea che nell'azzurro del mattino segna la fine del cielo. Dove sei? Nel posto degli angeli che come un film guardano il mondo inestimabile ricordo, dove non svaniscono amori, non si spengono candele, non soffia il vento e non è mai buio. Non riesco a vederti, ti percepisco così vicino e irraggiungibile. Sei ad un passo da me, ad un battito di ciglia dal mio cuore. Dove sei? Sulle nuvole o un po' più su? E infine Rachele Ceci di Prima C legge Senza esitare di Ada Tocci. Non mi piace ballare, suonare, giocare, provare, cucire, mancare, tentare, buttare, parlare. Neanche nuotare, muovermi, spostarmi, spostare, spostarti, quadrare, entrare, uscire, restare. Mi piace fiorire, pensare, sognare, cercare, riuscire, trovare, trovarti, pulsare. Sembrare un po'. Mostrare no, rivelar sì. Ma se c'è una cosa che mi piace, ma così tanto che non riesco a farne a meno, è essere appena appena una sola, piccola, minuscola mente che esiste senza esitare. Conforta
che la scelta finale sia stata fatta da una commissione esterna, perché sarebbe stato veramente difficile per noi procedere ad una scelta. Eppure va fatta. E quindi adesso, dopo un rullo di tamburi, è arrivato il momento di sapere chi ha vinto il primo premio del 12° certame letterario Nicola Zingarelli, anno scolastico 2016-2017, premio consistente in un premio di 300 euro. Però non posso dirlo subito perché non so soltanto. Scusate. Adesso mi fate ripetere tutto. Ha vinto la 12ª edizione, eh? Un pomeriggio di Michele Biancardi. L'attestato di partecipazione con un bellissimo fiore, che sia bellissimo lo deciderete voi. Per noi hanno vinto tutti, no? Volevo ringraziare anche gli altri, coloro che hanno partecipato, perché appunto, restando in tema, bisogna essere un po' folli nel prendere le proprie emozioni e trascriverle appunto in una poesia. Allora, Michele, rimane qui, io inviterei nuovamente Rosaria Lissi per rileggere la poesia. Salutarci. Esattamente. Poi i testi qui sono un po' meglio di quelli di Sanremo, mi sembra. Un pomeriggio. A non far nulla iniziai a pensare, lì, sdraiato nel vuoto, pian piano a ricordare. Mi ricordo di una strada, terra battuta e frastagliata. Mi ricordo di quei fiori, gialli, rossi e altri colori. Di quel calore improvviso, di una carezza sul mio viso. Sotto la luce gialla del sole, perfetto contrasto col campo di fiore. Ricordo l'odore di qualche anno fa, quelli normali li trovi in città. Odor di abbracci fra bambini, di lavanda e di sorrisi. Ricordo i rumori di periferia, piatti lavati, grida e così via. Ricordo il ritmo del suo profondo respiro e al suo udire la testa va in giro. Ricordo di questo, di un pomeriggio, mentre adesso tutto mi fa grigio. Così mi alzo, frodo verde e mi trovo scaldo. Mi guardo attorno con lo sguardo perso, cerco la luce, lo faccio al più presto. Strappo quel velo di sofferenza, rinando la mia anima alla sua trasparenza. Trasparenza di un bambino, cuore grande e corpo piccino. Vivo di questo, di un pomeriggio, e pian piano vanisce quel video.